Buonasera, sono Emanuele Ferrari, pianista e ricercatore dell'Università Bicocca di Milano al Dipartimento di Scienze per la Formazione Riccardo Massa. Il pezzo di questa sera è di Mozart e si chiama 12 variazioni sul tema A vous dirigez, mamma. A vous dirigez, mamma è una notissima filastrocca. Eccetera. Cosa significa che Mozart fa 12 variazioni su questa filastrocca? Significa che prende questo tema e lo tratta come se fosse una storiella da riraccontare 12 volte diverse, una per ogni variazione. Oppure significa, possiamo anche pensare che prende questa filastrocca come se fosse un soggetto pittorico, una principessa a cui fare 12 ritratti diversi, ognuno da una diversa angolatura. O infine, possiamo pensare che Mozart tratta questa filastrocca come se fosse una coppia di genitori che dà origine a una discendenza di 12 membri, con un insieme di figli, nipoti, fratelli e cugini, per cui c'è una generale aria di famiglia, per cui i vari membri, cioè le varie variazioni, si assomigliano sia tra loro, come fratelli e cugini, che tra esse stessi e i genitori, cioè ogni variazione assomiglia al tema. Per prima cosa ve le suono tutte, poi faremo una serrata navigazione all'interno e alla fine ve le risuonerò nella speranza che questa seconda volta vi parlino ancora più e meglio della prima. Ascoltiamola. Thank you.
Esisteva già, Mozart lo prende e decide di, con questa filastrocca, di costruire la sua casa. Qual è la cosa da notare? Che Mozart avrebbe avuto molti posti sul pianoforte dove scegliere di mettere questo tema. Per esempio, se si fosse un po' vergognato di questo eccessivo carattere infantile, avrebbe potuto mascherarlo un po' mettendolo qua, dove la voce sarebbe stata quella di una zia. Oppure addirittura più in basso, dove sarebbe venuta una voce da maschio adulto, una voce del papà. Addirittura, esagerando, avrebbe potuto dare questo tema alla voce del nonno. Se si va ancora più giù, salta fuori una specie di canto dei minatori stile Alexander Nevsky o Prokofiev, che era impensabile all'epoca di Mozart, ma solo per farvelo sentire. Niente di tutto questo. Dove mette sulla tastiera materialmente Mozart questo tema? Lì, dove suona esattamente come se fosse una voce bianca, la voce infantile di un bambino che canta la, 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 la. Ecco il primo punto importante. Mozart è uno di quei grandi artisti, come ad esempio il pittore Paul Klee, che non si vergogna affatto del lato infantile della propria ispirazione, ma anzi lo considera una preziosissima risorsa. Risultato? Questo tema crea l'effetto di sospensione incantata del tempo da infanzia eterna. Variazione, inchini e sberleffi. Beh, direbbe come inchini e sberleffi, è meravigliosa, è finissima, sì, ma vi faccio a rallentatore la fine della prima frase. Mozart è un mago della trasposizione in suoni di schemi corporei, facce, atteggiamenti, posture. Qui è evidente che sta terminando la frase con un inchino corredato da opportune riverenze, qualcosa di molto settecentesco. Prego, prima lei. Ma l'accompagnamento, proprio mentre si sentono gli inchini nella mano destra, di colpo cambia registro. E diventa, diremmo noi oggi, clownesco. Questo non è un modo di muoversi improntato a serietà cerimoniale. L'inizio dell'accompagnamento lo era. Ma di colpo... Se non siete convinti, provate a chiedervi se mai potrebbe un presidente della Repubblica in abito da cerimonia muoversi così.
Naturalmente no. Quindi abbiamo la combinazione di inchini nella mano destra, ma inchini mozartiani, cioè tra il serio e il faceto. La mano destra dice prego dopo di lei, ma la mano sinistra è pronta allo sberleffo. Il risultato è di incantevole naturalezza, nessuno si accorge naturalmente di niente, ma da subito si è catturati da questo universo di bellezza dinamica e di sfavillio dell'intelligenza. Seconda variazione, giochi di ruolo. Cosa faceva la mano destra nella prima variazione? Non ve l'ho detto. Una successione veloce, regolare e apparentemente inarrestabile di note. Questa cosa in musica si chiama moto perpetuo. Nella seconda variazione il moto perpetuo non lo fa più la destra, ma lo fa la mano sinistra. E come dobbiamo intendere questo scambio? La storia della musica per pianoforte e prima per clavicembalo è piena di questi scambi, ma è il particolare significato espressivo che ha qui dentro lo scambio che ci interessa. Possiamo vederlo in due modi. Lo possiamo vedere dal punto di vista delle convenzioni sociali, cioè nella prima variazione ha tenuto banco la mano destra, ma tutti sappiamo che nella buona società è bene sì brillare, ma non troppo e non troppo a lungo, altrimenti si stona, il troppo stroppia. Ed ecco che quindi di buon grado potremmo intendere alla fine della prima variazione la mano destra cede la scena alla mano sinistra. Il secondo modo in cui possiamo intendere questo gioco di ruoli, cioè adesso fai tu quello che facevo io, dicono le due mani e viceversa, è invece in un'ottica prettamente infantile. Esattamente come dopo un po', che se c'è un'altalena sola e c'è un bambino che va su, che bello, guardami, 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 a un certo punto il bambino che sta a guardare dice adesso però, la frase chiave che delimita il perimetro del gioco di ruolo, tocca a me. Quindi possiamo intendere in entrambi i modi il passaggio dalla prima alla seconda variazione. Suoniamo la fine della prima e il passaggio alla seconda. Profondamente è la chiusura di questa seconda variazione. Sentite quale senso di pienezza luminosa la musica convoglia. Adesso. Questo è proprio una delle cose più profonde, più belle dell'infanzia, no? Nei rari momenti in cui gli esseri umani sono felici, se hanno la fortuna di esserlo da bambini, si tratta di una felicità non temperata da nessun limite, è una felicità totale. C'è un quadro di De Chirico che si chiama Il pomeriggio soave, che dipinge una scatola di biscotti, ma detta così non rende assolutamente l'idea, quelli non sono biscotti, sono dei concentrati di energia affettiva, di senso, di esperienza personale. Ecco, veramente la fine di questa seconda variazione è come i biscotti di De Chirico. Fine della prima coppia di variazioni, si cambia passo. Terza variazione, passeggiata dell'aristocratica.
passeggiata, perché è chiaro che il modo di muoversi di sicuro non è una corsa, non ha più quella grazia da soldatini meccanici delle due variazioni precedenti, ma non è neppure una semplice camminata funzionale a spostarsi nello spazio. È il modo di muoversi di chi ha tutto il tempo del mondo e incede, oltretutto, con molta eleganza e molta grazia. Quindi potremmo intendere, almeno per questa terza variazione, come dicevo prima, queste variazioni come una serie di ritratti anche. Certo, dicevo prima, fatti alla stessa principessa, ma anche da un altro punto di vista, una serie di tratti di personaggi della società dell'epoca, ideal tipi, l'aristocratica a passeggio, con grazia, proprio questo carattere assolutamente inarrivabile, intangibile. E anche qui, naturalmente, ci sono inchini e riverenze. Infatti, non certo alla servitù, ma forse ad altri aristocratici di pari rango che ella incontra. Qui, un altro inchino, un altro e la riverenza. Sentite che meraviglia. Questa è una variazione en plein air, cioè è chiaramente una passeggiata che si svolge non nel cortile o nel salone di un palazzo, ma all'esterno. E allora Mozart ci mette... un elemento dal paesaggio sonoro, rintocchi di campane. Voi direte, ma dove sono le campane? Sono naturalmente evocate e simulate magistralmente dalle cinque dita di ogni mano che suonano il pianoforte. Bene, questa terza variazione ha degli inchini senza sberleffi, a differenza della prima. Non c'è nulla a turbare questo clima nella terza. Quarta variazione, il borghese. Allora, tra la prima e la seconda variazione abbiamo visto che Mozart faceva lo scherzetto di mettere quello che prima era la mano destra, cioè il moto perpetuo, alla mano sinistra. Qui rifà lo stesso scherzetto. La passeggiata propriamente detta nella terza variazione è alla mano destra. E nella quarta dice, benissimo, facciamola passare alla mano sinistra. Ma l'effetto è davvero sorprendente stavolta. Sentite che roba. Funziona. Addio grazia, addio leggerezza, addio stile, carattere aristocratico, inarrivabilità. Mozart sta umoristicamente, consapevolmente scrivendo nella quarta variazione la brutta copia della terza. È un effetto incredibile. Sembra un altro tipo di personaggio che si affaccia sulla scena a fine del Settecento, cioè il borghese, che per carità avanza con un misto di ineleganza e goffaggine da un lato, ma anche sicurezza di sé e di, come dire, una certa solidità che ha acquisito, sociale, che ha acquisito tramite un duro lavoro. Ma naturalmente non ha assolutamente nulla della grazia dell'aristocratica. Quindi Mozart mette impietosamente a pende alla sua parete questi due ritratti con un effetto quasi fumettistico. Cioè, c'è a sinistra lei meravigliosa, elegante, e a destra lui tozzo, un po' sgraziato, per carità, anche soddisfatto di sé, ma diciamo, il contrasto parla da solo, soprattutto tra i modi di questi due. Poi
poi succede una cosa meravigliosa, sempre dentro la quarta variazione. Per un attimo questi due personaggi si escono dalla staticità del ritratto e si trovano su uno stesso palcoscenico, ma non interagiscono. Sentite? Ricompare lei. Di nuovo quel mondo, ti presenta i ritratti di Rosalba Carriera, quella che Longhi chiamava la nobiltà svaporata del Settecento. Ecco questo, quel mondo lì. E sotto c'è il borghese impegnato nel massimo sforzo che gli è possibile di assomigliare in qualche modo, elevarsi, raffinarsi, sentite. Per un attimo lo zotico tenta di ingentilirsi. Ma su questo Mozart fa ripiombare da dove era partito. Secondo tentativo. Tutti i sensi, fisica, spirituale, sociale, che attrae irreparabilmente verso il basso. Mentre lui è impegnato in questo inane sforzo, lei neanche lo vede. Quindi l'effetto è incredibile. Lui da un lato della strada che fa di tutto per imitare l'altra, e l'altra che non è che non lo consideri, molto peggio, non lo vede. Un raro caso in cui vale per il pianoforte l'effetto evangelico, non sappia la destra quello che fa la sinistra. Esce di scena l'aristocratica, Mozart conclude con aristocratica perfidia, moglie e buoi dei paesi tuoi. Rozzo sei, rozzo rimani. Benché la storiella di questa parte della lezione non sia allegra, un personaggio indifferente, l'altro, come dire, non trova un lieto fine, c'è, quando ve la risuono, ve ne accorgerete, un senso di allegria cosmica alla fine di questa quarta variazione. Da dove viene? Non è un'allegria psicologica dei personaggi, è un'allegria del regista, o meglio ancora, del drammaturgo, di quello che scrive la commedia, che sembra dire a occhi spalancati la realtà è incredibile. C'è questo senso proprio di euforia di guardare la commedia umana. A questo punto si è spalancata la dimensione del teatro. Siamo passati dai ritratti al teatro in carne ed ossa. Quinta variazione, si cambia genere di personaggi sul palcoscenico, si passa alle marionette. Le due mani sono trattate veramente come un arlecchino, una colombina tirata dai fili, che interagiscono con questa capacità incredibile di simulare coi suoni i movimenti della realtà, o dell'arte in questo caso. Nella parte centrale di questa quinta variazione succede una cosa impensabile. Un'ombra sottile di malinconia si insinua. Come disse la mia studentessa della Bicocca, credo ormai 15 anni fa, e non l'ho più dimenticato, sembra di vedere a noi del pubblico che guardiamo le marionette affiorare un'ombra di rossore sulla guancia di uno dei due, anche se sappiamo che fisicamente non è possibile. Meraviglioso, poetico, ma nulla c'entra con l'impianto del pezzo, che non è assolutamente psicologico, non vuole scavare dentro, vuole abbagliare fuori. Come se la cava Mozart per chiudere in bellezza questa terza variazione? Dissolvendo il problema, non risolvendolo, dicendo non pensiamoci, divertiamoci. E si chiude con questo umoristico pizzicato dei violoncelli dell'orchestra. Plum.
Sesta variazione. Questa la intitolerei Massima pressione. Cioè, a questo punto l'umorismo e il teatro si ampliano a tal punto da risucchiare lo stesso pianista. Cosa sta succedendo qui, Mozart? Che sta simulando lo spettro peggiore per qualunque esecutore, cioè la perdita di controllo. È tutto troppo veloce e troppo pesante. Perché un conto è mettere il moto perpetuo come era prima qui, in cui il suono non si accumula e le note si sgranano come un filo di perle. Un conto è suonare in moto perpetuo qui, dove le note diventano pesanti e massicce, e la velocità è la stessa però. Quindi la mano sinistra deve fare le acrobazie a un ippopotamo, cosa che nei cartoni animati viene, ma in realtà è molto più difficile. Per soprammercato, la destra suona una versione del tema ipervitaminizzata e massiccia. Qual è l'effetto complessivo? Quello di una macchina spinta al limite sostanzialmente delle proprie possibilità e sul punto di varcare questo limite. Soprattutto nella parte centrale questo effetto è meraviglioso, sentite. L'effetto proprio è che sia per scoppiare, è un effetto veramente un po' fumettistico, anche lì io sono stato in vita mia un accanito lettore di fumetti, lo sono ancora, ci sono quelle meravigliose scene in cui dentro per esempio un fumetto Tex Wheeler, cioè l'ambientazione western, ci sono gli indiani che inseguono gli ultimi due macchinisti rimasti solo sulla locomotiva del treno a vapore, ecco, in quella situazione in cui uno dei due dice all'altro: dacci dentro con questa maledetta bagnarola, e quell'altro dice: è una parola, questa carretta sta già per esplodere. Ecco, l'effetto naturalmente trasfigurato a un livello altissimo, incredibile, è quello lì. Con questo teatro tutto campo, settima variazione, pianoforte e orchestra. Naturalmente l'orchestra non c'è, ma è simulata. Come è fatto un concerto di pianoforte e orchestra? È fatto sull'alternanza e in molti casi anche la confluenza tra un solista, immaginiamo un pianista, e l'orchestra che lo accompagna. Allora, Mozart qui sintetizza in pochi secondi queste due situazioni. Comincia il pianista da solo, ve ne accorgete perché il suono è poco, conta sull'agilità piuttosto che sulla potenza. Risposta epica dell'orchestra. Se fosse un vero concerto avrebbe scritto così Mozart. Siccome però sul pianoforte suona malissimo e lui è un genio, con quattro tocchi trasforma questo modo che sarebbe sbagliato sul pianoforte in un modo giusto che suona più o meno nello stesso modo, ma bene. Quindi, solo del pianoforte. Risposta dell'orchestra. Con un elemento veramente di grandiosità epica, quasi un po' sproporzionato. C'è di nuovo l'umorismo di Mozart, che si vede ancora meglio nella parte centrale di questa settima variazione. Pianista, col naso all'insù, da secchione che ha studiato, fa la sua scaletta pulita, sgranata, veramente incredibile. Salta fuori un oboe dell'orchestra a dire: cippi di merlo, va, facci ridere. Pianista neanche si accorge. Nuova dimostrazione di bravura. Di nuovo l'oboe va, di nuovo è un oboe all'uso, non c'è l'oboe fisicamente. Per la seconda volta non si accorge il pianista, ricomincia col suo solo. A questo punto
l'ultima ondata dell'orchestra suona veramente umoristica, cioè nella serie questo qui intende solo lodi ed applausi. E allora, se prima abbiamo visto l'inchino di finta serietà, adesso c'è l'applauso di finta serietà. Bravo! Insieme deliziosamente umoristico. Ottava variazione, l'abisso. Non nel senso di abisso come pozzo senza fondo, ma nel senso di frattura. Mozart svuota la scena, non c'è più niente. Tutto quello che ci faceva, allegria, compagnia, luce, movimento, energia, via tutto. Cala il silenzio che si rende improvvisamente udibile. Con questa musica che veramente sembra il corale degli armigeri alla fine del flauto magico, sembra incubata su Marte. Silenzio, si sente il silenzio improvvisamente intorno a ogni nota. Silenzio, solitudine, terza parola chiave, enigma. Mozart qui sfrutta in maniera magistrale, primo, il fatto che se io di colpo tolgo tutto lo sfondo, il silenzio si rende udibile. Uno dice, caspita, ma senti che silenzio che c'era? Chi ci pensava un momento fa con l'orchestra, il pianoforte? Chi è che dice, senti che bel silenzio c'è intorno alla musica? Non lo dite. Adesso sì, però, e non è bello il silenzio qua. Dicevo, Mozart sfrutta magistralmente il fatto che il silenzio, per sua natura, non spiega se stesso. E dunque c'è sempre un fondo di enigmaticità nel silenzio stesso. Il che conferisce a questa variazione veramente un aspetto arcano. Cioè siamo sul punto della manifestazione del sacro, ma nulla in realtà ci mette sulla strada di una vera comprensione. Lucio Battisti, I giardini di marzo, ma non una parola chiarì i miei pensieri. Fantastico, eh? Peccato che siamo alla fine dell'ottava variazione e adesso non si sa più come uscirne, o meglio, noi non sapremmo come uscirne, Mozart sì. È consapevole del fatto che ha dato una sterzata paurosa e che adesso deve darsi da fare per ripristinare le condizioni generali del pezzo. E allora, ecco una meravigliosa variazione, la nona, fatta tutta di scampanio. Sono quattro campanili stereofonicamente organizzati in maniera da rispondersi da quattro punti diversi dello spazio. Sentite che meraviglia. Uno, due, tre, quattro. Poi, intermezzo, il bravo bambino vestito alla marinaretta che dice sì mamma, poi appena la mamma si gira combina marrachella. E poi di nuovo, primo campanile, secondo, terzo, quarto. Ok, abbiamo cacciato via come in un rituale apotropaico gli spiriti maligni. Apprezzo però ancora di una certa legnosità e rigidezza, no? Manca ancora quella meravigliosa fluidità del tempo e del suono che c'era prima. E allora ecco che la decima variazione evoca da cima a fondo la sonorità fluida e a suo modo anche imponente dell'orchestra, ripristinando con un calcolo ingegneristico, dopo l'allegria, anche la fluidità del movimento. Thank you.
tornati a quella sensazione di pienezza accecante da cui eravamo partiti. Penultima variazione, l'adagio, il momento della riflessione alta e profonda sulle cose ultime, il momento più, in senso storico, settecentesco, massonico di questo Mozart. Non c'è traccia di umorismo, nobile profondità, la dimensione classica, no? La famosa definizione nobile, semplicità e quieta grandezza. Centrale, in pochi secondi Mozart condensa lo spirito di un'aria o di una romanza per soprano e orchestra. Sentite. Una situazione di quelle sentimentali da opera buffa. Cioè non c'è tragedia, ma c'è sentimento. E l'orchestra che risponde premurosamente. Un'altra frase ancora più alata della cantante, con un po' di sospiri, chissà quando lo rivedrò. Sento fare un flauto agreste. Di nuovo tutta l'orchestra, violini, viole, violoncelli, contrabbassi. Salta fuori un oboe dall'orchestra, questo suono pastorale, un po' nasale. Poi può tutta l'orchestra chiudere. Vedete, è uno strumento, ma Mozart pensa come se gli strumenti fossero 100. Gran finale! Questo è proprio grandioso. Aria da gran finale, ma un po' circense, no? Con quest'aria da spettacolo, un po' di strada. Venghino, signore e signori! E col moto perpetuo trasformato in questa specie di surreale volo del calabrone. Ma lo stesso discorso di prima, troppe note, troppo veloci, troppo pesanti, ma sono affari del pianista. Quando si riesce finalmente a farlo, l'effetto è veramente di questo ronzio umoristico meraviglioso. Dell'intero pezzo in cui c'è un doppio moto perpetuo, non di una mano sola, ma di due, con l'effetto umoristico di un vero e proprio dilagare epidemico del movimento, di nuovo fuori controllo apparentemente. Poi nel mezzo di questo apparente caos ci sono delle coppie di note che sono la firma di Mozart, che dice ci sono. Firma di moda, perché è come se dicesse: io sarò anche un povero diavolo nella vita, ma coi miei burattini, cioè le note, sono onnipotente e posso fare qualsiasi cosa, anche quando sembra che li faccia impazzire, in realtà ho in pugno la situazione. La
discesa finale a precipizio. Sentite la mano sinistra, più giù, più giù. Aiuto, sempre più giù. All'epoca di Mozart, il pianoforte qui era praticamente finito. Quindi Mozart sta simulando umoristicamente un effetto di caduta libera verso il disastro, che sarebbe addirittura arrivare al legno del pianoforte. Salvo ovviamente come Gatto Silvestro, prima di sfracellarsi dal grattacielo, riesce a prendere con dita prensili l'ultimo davanzale, così anche Mozart all'ultimo momento... proprio questo accordo assurdo, surreale, preso all'ultimo momento, è proprio il davanzale di Gatto Silvestro. L'effetto è spettacolarmente umoristico. Quindi si simula la caduta libera verso il disastro. Più giù, aiuto, più giù. Ancora più giù. E all'ultimo, là. Non resta che celebrare lo scampato disastro con una doppia ghirlanda, questo girotondo finale di luce. Come poteva finire un pezzo così? Ma nel modo più naturale possibile. Con l'equivalente sonoro della frase signore e signori, lo spettacolo è finito. Le riascoltiamo da cima a fondo. Thank you.
Bene, vi ricordo che per chi interessa per questo tipo di lavoro potete trovarmi anche sulla mia pagina Facebook che è Emanuele Ferrari Pianista. Ci vediamo domani pomeriggio alle 18 per Brahms. Arrivederci.